Il news è presentato dal Carnevale di Fano. La coalizione di centrosinistra è critica sull'affidamento della gestione dei tributi da parte del comune ad un soggetto privato. Il candidato a sindaco di centrosinistra Massimo Seri ha detto: scelte così importanti che incideranno per i prossimi 20 anni sulla collettività non si possono fare a pochi mesi dalle elezioni, in fretta e furia e con poca trasparenza. Ieri la Commissione Urbanistica ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria e ampliamento del depuratore di Ponte Sasso, che domani passerà all'esame del Consiglio Comunale per il via libera definitivo. Lo annuncia Giacomo Mattioli, della Tua Fano, soddisfatto del voto espresso dall'Assise. L'attuale depuratore, sostiene Mattioli, presenta alcune criticità, come la vicinanza alle abitazioni e alle scuole. Con questo intervento da 1.600.000 euro, l'impianto verrà spostato a distanza prevista dalla legge e sarà in grado di fornire acqua potabile a 26.000 abitanti, 16.000 in più di quello attuale. Per l'associazione Lupus in Fabula, il sedime dell'ex ferrovia metaurense che collega Fano ad Urbino non può essere privatizzato, tantomeno spezzettato e utilizzato a fini speculativi e interessi privati. L'acquisto da parte degli enti pubblici, sostiene il presidente dell'associazione Claudio Razzi, è un'occasione irripetibile, in grado di migliorare la viabilità e la qualità della vita in aree densamente popolate. Le due semifinali di Chef in the City Cake Edition, che si svolgeranno questa sera all'Altro Caffè e domani al Caffè Centrale, hanno fatto registrare il tutto esaurito. Il nuovo format di cucina pasticcera amatoriale ha centrato il suo obiettivo di riempire i locali in tempi di crisi. Ora resta solo da capire chi tra Michele Orfei, Lucia Vincenzi, Michela Mengarelli e Katia Bortoluzzi riuscirà ad accedere alla finalissima che si svolgerà al Bonbon lunedì 3 marzo. Questa sera la prima semifinale tra Michele Orfei e Lucia Vincenzi. Il news è stato presentato dal Carnevale di Fano.